Oggi è il giorno in cui tutto il mondo ricorda gli insegnanti. La giornata mondiale degli insegnanti serve a questo, per ricordare a tutti, ma proprio a tutti, il ruolo centrale che gli insegnanti hanno nelle nostre comunità. Il fatto che oggi, più che mai, gli insegnanti sono gli adulti di riferimento, le persone, cioè, che i giovani, nella loro crescita, nella loro trasformazione, hanno come punto di riferimento per la loro crescita. Gli insegnanti certamente insegnano, danno informazioni, danno conoscenze, danno cultura, ma danno soprattutto quelle tre cose che Jacques Delors aveva scritto addirittura nel 1996 nel suo famoso rapporto dell'UNESCO. La scuola serve a saper conoscere, la scuola serve a saper fare, la scuola serve a saper vivere insieme. Ecco la grande trasformazione del mestiere straordinario di insegnante, insegnante per tutta la vita. Questo del riuscire a andare oltre, questo riuscire a portare con noi i nostri allievi perché sappiano conoscere. E una fase come questa, di così grandi trasformazioni, è fondamentale sapere come si conosce. Il sapere come fare, in una fase in cui diventa importante non soltanto rimanere sul virtuale, ma essere capaci di andare sul concreto, ma soprattutto saper vivere insieme in una fase in cui le nostre società stanno cambiando così rapidamente. Mi hanno domandato: cosa sarebbe il mondo senza insegnanti? La risposta: non sarebbe il mondo, sarebbe un'altra cosa. Sarebbe un oceano infinito in cui ognuno si butta, si tuffa e va a cercare qualcosa in fondo al mare. Noi no, noi abbiamo molto chiaro cosa sono gli insegnanti. Ed è scritto nell'articolo 34 della Costituzione, quando dice che la nostra scuola è aperta, inclusiva, gratuita per tutti, e l'articolo 2 ci dice che deve essere anche solidale, aperta, inclusiva, solidale, quindi affettuosa. E questo per cui abbiamo lavorato insieme. Vi saluto tutti e vi abbraccio. Buon lavoro.